Impossibile non ricordare La festa del ritorno, il romanzo del 2004 dello scrittore crotonese Carmine Abate, oggi è diventato un film con regia di Lorenzo Dorisio, che vede sul grande schermo Alessio Praticò insieme all'attore crotonese Carlo Gallo, che di strada nel mondo del cinema ne ha fatta, ma che ha tanti progetti in cantiere. Nella pellicola i paesi Arbres con le loro tradizioni, un figlio che è dovuto crescere in fretta per difendere la sorella e un padre che è dovuto emigrare in cerca di lavoro. Il film è stato proiettato tra l'altro a Crotone, al Cinema Apollo, con la presenza di Carlo Gallo. Beh, emozione immensa se consideriamo che sto tornando da Roma. Ieri sera ero al Cinema Adriano insieme ad Alessio Praticò, a Lorenzo Dorisio, che è il regista, Alessio è l'attore protagonista. È una grande carezza questo film, è una grande emozione non solo per noi calabresi, ci tengo a dirlo perché non è scontato che un film calabrese venga portato fuori, ma questo è proprio il tipico film che va visto fuori dai confini. Per noi rimarrà una fotografia molto bella, necessaria, però ci tengo che venga superi i confini e venga portato in tutta Italia. E in questa pellicola c'è anche un passaggio adolescenziale importante. Cosa ti ha lasciato La festa del ritorno? Beh, è un percorso formativo per il piccolo protagonista che è Daniele Procopio. È stata un'esperienza, come dire, mi ha nutrito molto, sia a livello professionale che umano. Una troupe che lavora benissimo, un cast che si è sempre spalleggiato in maniera forte, sana, bella, quindi lo porto come un piccolo gioiello nel mio percorso artistico insieme a altri film che avete visto chiaramente. Qual è il futuro del cinema italiano? Diciamo che la Cortellesi ha sbancato con questa pellicola che ha fatto riflettere molto. Se avessi la sfera di cristallo te lo saprei dire. Di certo non è un momento d'oro per il cinema, se non per alcuni film come quello della Cortellesi che tutti amiamo, adoriamo, il successo è strameritato. Però accanto a questi film molto grossi, come dicevo prima, io auspico che i film più piccoli, indipendenti, come può essere La festa del ritorno che abbiamo girato, possano trovare una marcia in più per poter circuitare e incassare, perché se non c'è un ritorno anche i produttori poi fanno fatica. Mi pare che ci sia comunque un bel fermento nel cinema italiano, anche a Venezia abbiamo visto premiato Garrone, che credo sia uno dei più grandi artisti italiani del cinema. Facciamo l'esperienza collettiva di venire al cinema di persona. E a proposito di esperienze, cosa ci racconti di Carmine Abate? Qual è una chicca, una curiosità che dobbiamo conoscere dello scrittore Arbrecht? Ma guarda, non avrei chicche, se non c'è una chicca collettiva secondo me che riguarda la figura dei padri. Cioè Carmine ha raccontato suo padre in questo film, Lorenzo Dorisio ci ha riportato nella casa di suo padre calabrese, il padre emigrò, portò insomma la moglie a Roma, quindi lo stesso regista e i fratelli nacquero a Roma. Io stesso nel film divento in qualche modo il padre adottivo di questo bambino. Ha un papà che emigra e quindi non se la vive male perché non c'è il papà in casa, e in tutto questo mentre giravamo la mia compagna stava per partorire, quindi ci sono questi padri, è tutto in una bolla di padri questo film. Conclusione, progetti futuri, sta per uscire un docufilm al Festival di Torino, ne vado molto orgoglioso, girato insieme a Matteo Russo, che è Lux Santa, che racconta non solo la tradizione dei fuochi di Santa Lucia, ma ci porta dentro delle situazioni molto complesse di alcuni ragazzi di Fondo Gesù che vivono la condizione anche loro dei padri, che non sono in carcere. Quindi abbiamo unito queste due linee narrative. Sei stato al Festival di Cannes, adesso siamo a Torino, quindi credo l'esperienza da riportare sicuramente per il futuro. Nel film anche il giovanissimo crotonese Simone Paturzio. Com'è stato questo incontro per prestare il tuo volto alla pellicola? Com'è nata questa esperienza? Da un annuncio su Facebook, mia madre ha visto questo annuncio e sono andato a fare il provino a Carfizzi.
una cittadina che non avevo mai sentito, è stata la prima volta. E con te poi c'era pure Carlo Gallo? Sì, certo. L'ho visto alla prima scena, ma non mi aspettavo che c'era pure lui. Non lo dico a nessuno che ho visto qua. Giuralo. Giuralo sulla tua famiglia e sul tuo padre. Lo devi giurare. Lo giuro su quello che voglio. Però non so dove andare, che mi stanno aspettando.